Tom Megans e il pizzorno dei Kasabian, il nuovo disco, il sesto, For Crying Out Loud. Cosa vuol dire questo titolo? It's like a slang term for like, for goodness sake, you know. For crying out loud è un'espressione slang, un eufemismo per espressioni tipo for goodness sake, oppure altre parolacce, insomma, vuol dire accidenti. È un eufemismo utilizzato molto nei tempi passati, quindi è un po' retro come cosa da dire, però ci piaceva molto il suono. E effettivamente mio padre me l'ha detto un sacco di volte, anzi non nella versione così edulcorata, e però aveva anche un tocco romantico, se vogliamo, un tocco umano, e ci piaceva questa cosa. It's nice because it's, you know. Sì, è interessante perché ha proprio questo doppio senso. Da un lato è un'espressione molto radicata nella tradizione proprio della lingua e della cultura inglese. D'altro canto dà proprio l'idea di canzoni che devono essere così cantate a squarciagola. È un disco molto istintivo, nel senso che in un arco di tempo molto breve abbiamo scritto delle canzoni che sono proprio delle canzoni coro da stadio. E sono delle canzoni che seguono una struttura classica, se vogliamo. Un disco molto semplice. Volevamo fare un guitar album per mostrare proprio anche il nostro lato più umano, se vogliamo, dopo musica elettronica e click. Siamo un po' tornati invece a un lato più umano, senza fronzoli. In questo disco c'è un filo conduttore molto più netto rispetto agli altri, nel senso che le canzoni sono tutte più o meno nello stesso genere, se vogliamo, quindi è il disco più coerente sotto questo punto di vista. Semmai potrebbe ricordare un po' West Rider Pauper Lunatic Asylum, che però era una versione più psichedelica. Tornerete in Italia per 4 date, dal 19 al 23 luglio. L'Italia è in un pochino di voi, soprattutto in Serge, per via delle origini, ma è anche uno dei posti dove avete più successo di tutti nel mondo. Vi siete mai chiesti perché? In Italia il nostro seguito è cresciuto in modo naturale, nel senso che abbiamo cominciato nei piccoli locali, per esempio il Transilvania, e poi il nostro seguito è cresciuto disco dopo disco, quindi non è che i nostri concerti venga qualcuno per un album in particolare, è proprio gente che ci ha sempre seguiti fin dall'inizio, e quindi suonare in Italia è un po' come suonare a casa nostra, se vogliamo, proprio per questo motivo, perché anche in Inghilterra abbiamo cominciato appunto con dei piccoli locali e poi siamo cresciuti.